Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di To Read, a buon intenditor tante letture. Siamo di nuovo in onda alle 13:30 in diretta e questo sarà presumibilmente l'orario che vi terrà compagnia, quindi a pranzo se state prendendo un caffè ci potete seguire in diretta. Se volete potete commentare su Facebook, anzi abbiamo molto piacere se commentate, se ci aiutate appunto con i vostri commenti, suggerimenti, curiosità, eccetera. E poi questa puntata rimarrà in onda sulla pagina Facebook di Torino Web TV e anche sul sito di Torino Web TV andando ad arricchire la library delle puntate. Ecco, oggi il titolo della puntata è ampolloso e rubacchiato da un vecchio spettacolo di Vittorio Gassman che vidi un po' di anni fa ed era Poesia e la vita, in cui il grande Vittorio, credo fosse comunque uno degli ultimi spettacoli che portò in tournée, fece così una sorta di carrellata, un omaggio ai poeti che lui amava di più. Quindi troviamo dal finale in cui lui chiuse con il folle volo di Dante, il 33° canto dell'Inferno, passando per Pierpaolo Pasolini, anche andando a poeti come Gregori Corso e Ferlinghetti. Lui amava particolarmente questo spettacolo, tanto è vero che in un'intervista, in un programma nazional popolare con la Raffaella Carrà in cui lui era collegato e stava peraltro per andare in scena a Genova con il Moby Dick di Melville, che fu un'esperienza, a mio avviso, abbastanza fallimentare col figlio. Salutò Raffaella dicendo: "Adesso scusami Raffaella perché devo andare. Poesia, la vita va a incominciare." Non memore che stava per incominciare il Moby Dick. Si vede che gli era rimasto appiccicato questo titolo. Dunque, veniamo a noi perché in realtà tutta questa apertura è servita per l'argomento che è la poesia. E io oggi sono particolarmente contento di avere due ospiti che sono anche due amici, e uno è Andrea Laiolo Buongiorno. e l'altro è Donatella Alessio. Dunque Andrea Laiolo l'ho conosciuto anni fa, legandoci una passione comune che è quella della musica classica e della Esattamente, musica e della lirica, musica perché lirica in particolare. lui è stato per anni il titolare del Di uno negozio storico negozio di dischi di musica classica. di musica classica. Ma soprattutto. Ma soprattutto lui è, come lo è Donatella, è un poeta, uno scrittore e un performer. Ecco, allora io la prima domanda che voglio fare, visto e considerato che io sono onnivoro, però sulla poesia ammetto di avere qualche carenza. E quindi facciamo questa domanda: come sta la poesia? La Non poesia. rispondete bene, grazie. Come sta la poesia in questo Ma momento? non rispondiamo bene, grazie, perché non sta benissimo. Però, per ricollegarmi alla tua introduzione, la poesia è la vita. La poesia, questa sconosciuta, potremmo aggiungere, alludendo a un'altra frase fatta. La poesia, la vita. Ho sempre pensato, e Donatella è sempre stata d'accordo con me, almeno da quando abbiamo cominciato il nostro lavoro insieme, la nostra collaborazione che dura dal 2008, Quindi già un po' di anni, eh. già un po' di anni, che la poesia sia tra le forme letterarie quella fondamentalmente più fisica e quella più vicina al teatro. Quella più fisica perché la scrittura poetica si fonda su ritmi e pulsazioni, anche nel caso della metrica spontanea, come io preferisco definire il cosiddetto verso libero. Ed è per le stesse ragioni la forma di scrittura più vicina al teatro. D'altra parte, non per fare della filologia, ma sappiamo che l'etimologia di attore e di poeta è la stessa, colui che agisce. Come sta oggi? La poesia oggi è un po' vittima, per citare Giuseppe Conte, che io ritengo essere il più grande poeta italiano vivente, vittima di un dilettantismo di massa. E anche di qualche equivoco, E magari. anche di qualche equivoco. Se posso esprimere la mia opinione personale, Devi. e qui credo di poterlo fare, o addirittura di doverlo Devi, fare, dovete. la poesia deve tornare
appunto al movimento e per quanto concerne il mio specifico di lavoro di scriba, questo movimento è la propensione al canto, è l'espansione lirica. La poesia ancora dominante è una poesia, diciamo, più riflessiva, dai toni un po' dimessi, non necessariamente introversi, un po' dimessi che degenerano nella sciatteria formale. Io propongo a piena voce, come Majakovskij, un ritorno molto restauratore alla poesia come canto, alla poesia come lirismo e alla poesia come movimento, come vitalizzazione, anche sulla scena. La poesia ha queste caratteristiche fisiche, è pulsante, quindi sulla scena sta benissimo. E qui posso passare la parola a Donatella, che è più performer e più attore di quanto non lo sia io. In realtà io sono solo un dicitore per quanto riguarda le arti performative, lei è un attore completo. Ecco, Donatella, dici anche brevemente qual è la tua origine, mentre che rispondi, anzi prendi la palla che Andrea ti ha passato. Sì, io mi sono avvicinata alla poesia relativamente tardi, sostanzialmente perché ho conosciuto Andrea, il quale... Perché prima? Perché prima io vengo da studi classici, durante i quali ho sempre snobbato la poesia perché... non mi piaceva, secondo me perché veniva insegnata o comunque veniva proposta in una maniera che a me non era congeniale, in modo molto scolastico, in cui la poesia era sostanzialmente un prodotto marginale rispetto al sapere la vita, conoscere la vita e le opere dell'autore. E poi ci veniva chiesta la parafrasi e il commento, e ovviamente il commento era il commento fatto da qualcun altro che noi dovevamo ripetere. Quindi, a pappagallo. Sì, o comunque magari l'unico spunto di creatività che ci veniva concesso era poter integrare opinioni altrui in un unico discorso, ecco. Però non potevamo dire la nostra, per carità, io non pretendevo di dire la mia a 15 anni sulla poesia, ma comunque non era avvicinabile dalla media dei ragazzi di una classe di scuola superiore, per quanto appunto di una scuola classica, anzi forse proprio per quello, ecco. C'era molto accademismo, quindi io che ho sempre rifiutato in generale il principio di autorità, sono sempre stata piuttosto refrattaria, infatti andavo benino a scuola, quel tanto che bastava per farmi promuovere con una media più o meno decente e basta. E quindi l'ho sempre snobbata. Mi sono formata artisticamente sulla danza, sul teatro, quindi ho approcciato poi la poesia tardi, insomma, avevo già una maturità artistica che... Si è formata sulla poesia del corpo, in realtà. Sì, sì, infatti il senso del ritmo per me è sempre stato molto chiaro, cioè la versificazione è una traduzione sulla pagina del ritmo, del movimento, del corpo e del movimento vocale dell'attore e del danzatore. Quindi ho iniziato a, neanche a interessarmi di poesia, ad assorbire la poesia parlando con Andrea e leggendo i suoi libri, perché lui me li dava da leggere, io ero abbastanza passiva in realtà in questo. E è stato lui a insistere così, finché a un certo punto non ho cominciato a produrne io e ho iniziato a produrla in metrica, proprio perché la mia formazione di danzatrice e di attrice mi suggeriva che quello era il modo giusto per iniziare a produrre poesia. Quindi per me la metrica è stata di grande aiuto ed è sostanzialmente la tecnica, la metrica è la tecnica che si utilizza per creare un oggetto comprensibile, esattamente come un musicista deve conoscere la partitura musicale, certo. Deve saper suonare lo strumento che ha in mano, o deve saper cantare, un compositore deve conoscere la musica. Secondo me, da profana, lo dico, nel senso che appunto mi ritengo più un artista di teatro che un poeta. Poi lo sono diventato così, e questo completa la mia
la mia figura artistica, però ritengo che la tecnica sia fondamentale per poter produrre un oggetto comunicativo, non dico un oggetto artistico, un oggetto comunicativo, ecco, quindi ci fermiamo alla comunicazione, non andiamo sull'artisticità. Ecco, i vostri progetti, quindi insieme, sì, hanno già avuto delle hanno già prodotto qualche cosa, esatto. Anche, io tra l'altro qui abbiamo anche un paio di testi, abbiamo alcuni testi che possiamo anche eventualmente inquadrare. Sì, le intronate che vediamo, parlate per Giullara sola, sono quattro monologhi uniti che io scrissi per Donatella e che Donatella tradusse in drammaturgia. E dalla trama abbiamo anche presentato, mi pare, e in libreria, lo presentammo, sì, alla Fenice. Difatti alcune di queste poesie li potete trovare da noi in libreria Fenice in via Porta Palatina 2, oppure sono disponibili comunque in diverse librerie indipendenti, come io dico sempre. Sì, che li possono ordinare. Esatto, certo. Tutte le volte sfidate la sorte, aprite la porta, entrate in libreria, che il libraio è contento, e domandate, e i vostri libri comunque sono accessibili, sono trovabili, ancorché ordinabili, sì, direttamente, sì, in libreria. Con un po' di buona volontà, sì. Sì, 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 perché comunque sono editori abbastanza facili. Sono editori reperibili, non sono neanche editori piccolissimi. Il problema appunto è quello del mare magno delle, certo, pubblicazioni di poesia in cui tutto si confonde. Poi abbiamo questo memoir. Memoir? Vuoi dire che cos'è? Sì, memoir è una raccolta di poesie in francese sul tema della memoria che io ho scritto qualche anno fa, e la raccolta presenta anche le versioni italiane di Andrea. E fa parte di un progetto sull'archetipo del folle che io sto portando avanti da qualche anno, iniziato con lo studio dell'opera di Artaud e proseguito con la produzione di alcuni spettacoli. Uno di questi è tratto appunto da Memoir, da questa raccolta poetica. Poi abbiamo La città della, sì, festa. La città della festa è il mio ultimo libro, sono poesie ispirate a Siena, è stato presentato a Siena nel mese di aprile. Città a te molto cara. Città a me molto cara, sì. E quello che vediamo dopo è un libro L'aranceto dei più complessi, diciamo complessi, L'aranceto nel marmo, misuratezza e ludicizia, che consta di una prima parte molto lirica, molto classica, di sirventesi in metrica regolare, e di altre due parti che si aprono al gioco e si aprono alla teatralizzazione. Sono quasi liriche in forma di spettacolo. È un libro che io e Donatella abbiamo, diciamo così, portato in scena in più occasioni. E poi ce ne sono altri, e per rispondere alla tua domanda iniziale, tra i progetti in lavorazione, ecco, in cantiere io e Donatella abbiamo una lettura conferenza, una lettura spettacolarizzata appunto ai fini della vitalizzazione della poesia, basata sulle rime di Vittorio Alfieri, che è conosciuto da tutti come grande tragico, ed è tale, ma è stato anche forse, almeno accanto a Parini, il più grande lirico del Settecento italiano. Tra l'altro ce ne darete Sì, leggeremo uno dei sonetti. Petit Morceau, sì, un sonetto di Alfieri, fra le varie cose che alla fine, esatto, giusto, esatto, per dare... Giusto così, per far vedere che la poesia per si vive. Discorso, esatto, per far vedere che la poesia... Chiuderemo, come nell'altra puntata abbiamo chiuso, lasciando che sia la parola, perché esatto, secondo me, esatto, è importante, la parola degli scrittori, dei poeti, a dire, a parlare, a entrare nelle case. L'altra volta era toccato a Fruttero Lucentini e a quel divertente pezzo della Donna della Domenica, così voi ci farete piccolo excursus di 5 minuti, sì, di vostre composizioni. Di nostre composizioni e di due classici piemontesi. Che possiamo già rivelare adesso. Sì, uno è Alfieri, l'altro sarà Ceronetti. Ceronetti, che è un contemporaneo. Sono veramente contento perché, oltre a essere un amico, lo ritengo anche una delle più grandi figure, un grandissimo letterato, quindi scrittore, saggista, sì, traduttore. Uomo, traduttore eccezionale, uomo di teatro con le sue marionette, il teatro dei sensibili, è un personaggio strepitoso che andrebbe maggiormente ancora ricordato. E... Sì, sicuramente. Volevo aggiungere, se c'è tempo, ancora una cosa legata, sì, a quello che hai detto e a quello che abbiamo detto prima. Certamente. Secondo noi, i due cardini
della poesia, almeno così come è concepita da me e anche da Donatella, che si è messa un po' da parte come poeta, ma sicuramente il suo contributo va in questa direzione per il fatto stesso che lei è attore. I due cardini fondamentali su cui la poesia oggi deve restaurarsi sono appunto il canto, come ho detto prima, e la vocalità, cioè quella componente fisico-spaziale che le permette di emergere dalla pagina scritta e occupare la dimensione propriamente acustica. Quindi aleggia il fantasma del nostro Carmelone, di Carmelo Bene. Aleggia il fantasma di Carmelo Bene, che è stato, secondo me, l'unico tra i grandi attori italiani ad essere anche un grande lettore di poesia, perché l'arte di leggere la poesia è un'arte tutta a sé. Si può essere grandissimi attori della cosiddetta prosa, che poi è una definizione, tu mi capisci bene. Certo, certo. Occupi di questo settore, è una definizione molto, molto limitativa, ma l'attore cosiddetto di prosa non necessariamente è un grande lettore di versi. Carmelo Bene lo era. L'arte di leggere versi è un'arte attoriale a sé. Non parliamo dei melologhi che ecco, lui proprio, ecco, lui ha fatto Melolo, ha fatto, pensiamo al Manfred con le musiche di per fortuna Schumann. Esiste anche una riproduzione, esiste su un disco che, ma anche la Delchi, che consiglio, sì, la Delchi, il momento del Diacono Martino, poi uno dei momenti più sublimi, certo, lo vidi, certo, proprio in teatro, uno dei momenti più sublimi dove la poesia diventa teatro, dove la poesia diventa scena in qualche modo. Ecco, noi umilmente lavoriamo in questa direzione e stiamo pensando anche ad un Saul in questo senso. Ma è una cosa di là da venire, quindi certo, l'ho detto e non lo ripeto. Est modus in rebus, l'ho detto e non lo ripeto più in questa occasione. Allora, se interrompiamo per un momento, certo, questo, per poi arrivare alla parte poi finale, se ho ancora un attimo di tempo prima di andare in pubblicità, posso andare? Sì. Allora, segnalerei intanto, mi piacerebbe parlare velocemente di un paio di cose. La prima è la segnalazione del libro della settimana. Un libro che mi è arrivato abbastanza inaspettato, che ho trovato molto divertente. E, lo segnalo con piacere, è edito da Fandango, Playground. Diciamo che arrivando a conclusione del Festival Lovers, l'ex Festival del cinema gay, viene proprio bene questo libro scritto da Davide Martini, che aveva scritto diversi anni fa un romanzo d'esordio che si chiamava 49 gol spettacolari. I due personaggi ritornano, come spesso succede, cresciuti, ancora insieme. Ed è bello perché, a dispetto di molti altri romanzi di narrativa, qui c'è un umorismo molto ficcante, molto intelligente. Io ci ho ritrovato delle atmosfere tipiche del cinema di Pedro Almodovar o del primo Özpetek, e anche qua e là dei dialoghi veramente scritti bene. Non è facile scrivere dei dialoghi e non è facile che farti innamorare dei personaggi, farli saltare fuori dalla pagina, e qui succede abbastanza spesso, quindi gliene facciamo onore. Gliene diamo atto. L'altra segnalazione che vorrei fare, ho portato questa copertina, ma credo che in regia abbiamo alcune copertine di alcuni libri di Alan Altieri. La scorsa settimana è venuto a mancare, all'età di 65 anni, Sergio Altieri, che si firmava Alan D. Altieri, che è stato, mi viene bene dire, visto che parliamo di poesia, il poeta dell'Apocalisse. Questo è il buon Ceronetti. abbiamo alcune copertine, credo, di Città Oscura, credo dell'Occhio Sotterraneo, che appartengono alla prima produzione. Lui era stato uno scrittore, grande traduttore di romanzi fantasy, ha tradotto Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, è stato uno sceneggiatore cinematografico, ha lavorato anche per Dino De Laurentiis a Los Angeles.
ma ha scritto alcuni dei romanzi italiani più belli e più sottovalutati. Lui aveva uno sguardo nel futuro, nel senso che Città Oscura, che era un thriller, un techno thriller come si direbbe adesso, è stato stampato, è uscito nel 79, nell'80, lui aveva già capito e visto quello che sarebbe accaduto nei prossimi 30 e 40 anni con una lucidità incredibile. Io invito quelli che ci ascoltano, la gente che rimane incuriosita da quello che sto dicendo, ad andare a ricercare questi primi romanzi che sono appunto Città Oscura, La fine della notte, L'occhio sotterraneo, per scoprire un autore che era un nostro fratello maggiore e che aveva visto quello che il mondo, quello che sarebbe successo nel mondo con molto anticipo. Fa quasi rabbrividire quanto è stato profetico, ecco. E poi a questo era legato una scrittura asciutta, lui era molto nichilistico, i suoi personaggi sono sempre dei personaggi molto solitari, alcuni si chiamano Wolf come il lupo, e lui era ovviamente incasellabile in un genere, ma era un padre nobile e poi soprattutto aveva una scrittura asciutta, intelligente e faceva voltare pagina incredibilmente. E gli americani dicono un page turner incredibile. Ah. Ecco, quindi è giusto ricordarlo, soprattutto perché Nemo profeta in patria, si dice, no? Non è stato abbastanza, a mio avviso, apprezzato per le qualità letterarie e le capacità artistiche che aveva. Ecco, ora andiamo per un attimo in pubblicità, poi torniamo con Andrea Laiolo e Donatella Alessio e andiamo alla parte pratica, alla lettura. Ariel Energia e i suoi innovativi climatizzatori per le quattro stagioni. D'estate per difendervi dal grande caldo ed inverno per darvi tepore con la funzione pompa di calore. La soluzione ottimale anche per le esigenze di mezza stagione. Chiamate per informazioni, l'avrete a partire da 49 euro al mese, pagando la prima rata tra 4 mesi. E l'offerta è sensazionale. Acquistando un climatizzatore Ariel Energia ne avrete un altro in omaggio, due al prezzo di uno. Potrete anche installare il secondo condizionatore in omaggio della seconda casa o addirittura regalarlo. E ancora in omaggio un modulo Wi-Fi per accenderlo e spegnerlo a distanza. Basterà scaricare una semplice applicazione sul vostro cellulare e recuperate fino al 65% delle tasse grazie alle detrazioni fiscali. I climatizzatori inverter aria e energia appartengono alla classe A++. Consentono quindi un notevole risparmio di energia. E in più garanzia di 5 anni su tutti i componenti di ricambio e assistenza immediata ovunque voi siate. Climatizzatori aria energia. Qualità e convenienza. Magic Sun Scooter, stile, comfort, sicurezza e alte prestazioni. Gaio, lo scooter compatto della gamma Magic Sun, si piega e si smonta con pochi gesti e può essere trasportato ovunque. Chiama ora il numero in sovraimpressione per tutte le informazioni. Con l'acquisto di uno scooter Magic Sun potrete avere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile, oppure un telefono cellulare, oppure potrete scegliere un tecnologico tablet. Chiama ora il numero in sovraimpressione e riparti con uno scooter Magic Sun. Siamo ritornati in studio direttamente e a questo punto direi che io, come abbiamo fatto l'altra volta, lascio agli attori, ai performer, la parte della lettura. Avremo delle cose vostre, come abbiamo detto, avremo Alfieri e avremo Ceronetti. Sì. Io vi ringrazio, parlare di poesia ci dovrebbe portare via molto più tempo, ma noi abbiamo questa mezz'ora che abbiamo riempito, secondo me, con gran piacere e anche con una certa verve polemica che a me fa sempre piacere. Che appartiene a tutti noi. Certo, sicuramente a me e a te appartiene. Certamente, tu lo sai. Allora io ringrazio Andrea Laiolo, ringrazio Donatella Alessio, ringrazio chi ci sta seguendo, scriveteci, mi raccomando, commentate. Noi ci rivediamo la settimana prossima con una nuova trasmissione sempre alle 13:30 e adesso la parola alla poesia. Allora, vi leggerò da L'aranceto nel marmo di Andrea Laiolo, questo primo brano. L'erto monte e lo scorrevole mare, nella verde corona rinsaldati, sono gemme al diadema d'amore, fermagli alla collana dei pianeti. Smeraldo cupo, le cappe dei pini accerchiano accerchiate le maree, e noi smuoviamo fondali turchini.
Poi abbiamo una poesia scritta a quattro mani, in piazza Bodoni, sì, è nata da un'improvvisazione, come spesso nascono le opere artistiche. È stata un'idea che mi è venuta perché io amo molto l'improvvisazione e la contaminazione dei generi, cosa che Andrea ama meno, devo dire la verità, però comunque si è prestato a questo gioco di scrivere una poesia a quattro mani, un verso ciascuno, ispirandoci alla realtà che ci circondava in quel momento, ed è venuta fuori una cosa divertente che coniuga lo stile di entrambi. Eravamo in piazza Bodoni la settimana scorsa, qui a Torino. E non ha un titolo perché non gliene abbiamo trovato uno degno e non gliel'abbiamo Piazza messo. Bodoni. Piazza Bodoni, poesia di Piazza Bodoni. Lo zoccolo di bronzo si accosta alla nuvola e dai comignoli esala calura sopra il recinto di lesene e balconi. Cosa importa alla vespa dell'arsura? Cosa scorge l'insetto nello spazio? Da altezze variabili sorvola in direzione di un organico richiamo, saetta verso destra, scatta in alto e dopo aver scorto il suo bersaglio si getta a capofitto sul selciato. Tuttavia la natura, che conosce ciò che è sacro, una rondine impicchiata le scaglia contro con voracità. Quanto resta è meno di un ronzio. Il monumento scalpita indeciso dinanzi alle nuvole all'occaso. Adesso vi propongo una mia poesiola divertente dalla raccolta inedita Poesie in bicicletta, perché io amo molto andare in bicicletta. Il pedalò. È anche estate, quindi è in tempo. È bello viaggiare sull'acqua e pedalare a tempo perso in mare. L'onda salmastra sbatacchia sotto la plastica stinta dal sole. Un dolce rumore d'estate che il cittadino sogna tutto l'anno, rinchiuso nell'indo artificio del suo circuito tra casa ed ufficio. Poi vi proponiamo Mario Marchisio, dalla raccolta Tre giornate, autore nostro amico e torinese. Si intitola Inconcepibile, a voi che passate. Inconcepibile, a voi che passate di qui, ignorando il suo caldo sorriso, nel rombo delle vie affollate, un angelo triste muove le labbra. Di quel relitto di paradiso solo vi aggradano le ali spezzate. Poi un sonetto del nostro Alfieri. Sempre ho presente quell'atto soave con che tu volgi turbatetta il ciglio a me, quando io, non ricco di consiglio, erro, che spesso avviemmi, e ogni or m'è grave. Maggiore amor, maggior pietà non ave tenera madre pel suo dolce figlio. Quindi, se io poi non sempre al ben mi appiglio, pianto non è che mia vergogna lave. Donna mia, poco son, ma nulla io fora, se fra il cieco bollor de pensier miei te non avessi per mia scorta ognora. Anco lontana al fianco mio tu sei, spiacerti io temo, e al ben oprarmi in cuora l'amor tuo, di cui privo io non vivrei. E infine di Ceronetti, l'autoritratto di Leonardo alla Biblioteca Reale di Torino, quello a Sanguigna, famosissimo. Io, varcando l'oceano del dolore, le sue onde di ferro ho in me piegato. In tutti i baratri di terra e d'uomo la mia potenza d'essere ha succhiato. Ecco il figlio dell'uomo.
sarà detto in alto se questo tabernacolo di carta, tinto di sangue secco, avrà la dura forza della formica a risalire vittoriosa da eclissi e da massacri. E sulle acque, senza forma né lume, galleggerà un'immagine, quest'arca di salvezza che un solo occupa uomo. I piaceri odi Dio quando si sente mente sola, non carne, e il suo dolore quando si incarna per pazzia d'amore.